Ok, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro Coffee Tech numero 218. Aspettiamo, sì, funziona. Aspettiamo di essere anche online su Facebook. Vi ricordate che noi siamo in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, ma abbiamo anche la diretta su Facebook che poi verrà salvata sullo stesso canale social e anche su YouTube, poi verrà salvata insieme a tutti gli altri Coffee Tech che abbiamo fatto fino ad oggi. Vado, Greta. Aspetta. Buongiorno, dopo qualche mese di pausa estiva, scusate, ma sono un po' arrugginita. Ok, allora benvenuti. Oggi è il Coffee Tech numero 218. Torniamo dalla pausa estiva, ricominciando il nostro appuntamento settimanale. Quindi vi ricordo che tutti i venerdì alle 8 noi siamo qua a parlare di un tema che riguarda la tecnologia, l'innovazione, innovazione non solo di processo, ma anche organizzativo, di prodotto. Quindi tutto quello che può essere innovazione nelle nostre aziende, nel nostro tessuto produttivo, nel nostro sistema produttivo. E vi ricordo qualche regola, giusto perché vedo qualche faccia nuova che magari ancora non ha partecipato ai nostri appuntamenti. Questo è un appuntamento di libero accesso, quindi chiunque può partecipare, chiunque abbia un interesse verso la tecnologia, verso l'innovazione. Non c'è solo una registrazione precedente all'evento in modo tale da poter offrire la Il caffè focaccia per tutti, non manchi mai, in questo senso come accoglienza. E ci ritroviamo quindi a San Vincenzo 2 al sesto piano, ma come dicevo poc'anzi, abbiamo anche un collegamento Zoom per coloro che non riescono a partecipare in presenza, ma vogliono collegarsi da remoto, oppure la diretta su Facebook e il video poi verrà anche riportato su YouTube per essere rivisto. Ma al termine dell'intervento del nostro speaker che circa un'ora, quindi coloro che sono in presenza possono alzare la mano e prenotarsi, e coloro che invece sono da remoto alzeranno la manina virtuale e noi faremo, diciamo, per conto loro la domanda. Che dire, oggi abbiamo un amico presente qui da noi, abbiamo Renato Botti, che è direttore generale dell'Istituto Gianina Gaslini, che racconterà la storia, più che altro le prospettive innovative del nuovo Gaslini, del Gaslini del futuro. Un Gaslini lo conosciamo tutti, è il nostro istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di tipo pediatrico, riconosciuto come polo di riferimento internazionale per malattie complesse neonatali, pediatriche e dell'adolescenza dal 1938, praticamente, nel senso che quello è l'anno in cui è stato fondato. C'è stato Il fondatore, colui che lo ha progettato, realizzato, fortemente voluto, è il senatore Gerolamo Gaslini, per ricordare la figlia Giannina, appunto, che era mancata qualche anno prima, 11 anni, per una peritonite. E da quel momento lì, vabbè, lui ha lasciato poi anche tutta la totalità del suo patrimonio alla fondazione e l'attività ha avuto inizio. Ma tornando poi più vicino al nostro tempo, le ultime grandi trasformazioni che forse ricordate tutti sono l'ospedale di giorno nel 2012, quando è stata una grande ristrutturazione e ha cambiato un po' l'atteggiamento verso il paziente, in quanto il paziente è ricevuto con un innovativo percorso di accoglienza, con avanzate tecnologie, un sistema di offerta delle prestazioni sanitarie, dei hospital, dei surgery, dei service ambulatoriali. Nel 2020 c'è stato invece l'avvio del progetto regionale Gaslini Diffuso, quindi un'apertura al territorio ligure. 2020. Ah, 2022? Ah, quindi allora io dico solo questo: questo è stato un progetto che tu hai seguito. Infatti, quando arriva Renato Botti, direttore generale del 2021, hanno cominciato a seguire questi progetti di apertura verso il territorio e di innovazione. Renato, qualche parola su di lui, ha avuto delle importanti esperienze professionali nell'organizzazione sanitaria regionale e nazionale,
in ruoli di vertice presso ospedali pubblici e privati, ve ne cito solo qualcuno: è stato direttore della direzione salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. Prima aveva già ricoperto lo stesso ruolo per la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, e è stato anche direttore generale della programmazione del Ministero della Salute. Quindi si è occupato già di questo progetto che insomma, è molto importante per l'apertura verso il territorio ligure, punti d'ingresso, garantendo la presa in carico di tutti i pazienti, dei bambini delle province ligure, quindi questo Gaslini diffuso, ma anche adesso stai gestendo il cantiere del nuovo Gaslini, quindi sfide, prospettive nuove per l'ospedale e per tutti noi che siamo sul territorio. Quindi ti lascio la parola e ti ringrazio. Accetti il microfono. Grazie, buongiorno a tutti e spero di dirvi cose stimolanti e interessanti. Io sono, diciamo, lavoro a Genova da, effettivamente fisso dal 1 gennaio 2021. Posso dire, sono 20 anni che faccio questo mestiere, quindi che lavoro in sanità, in aziende pubbliche e private, anche molto in sono stato direttore delle regioni più al Ministero della Salute. Sono felicemente qui al Gaslini di Genova e questa è una sfida. Faccio il direttore generale ormai da 30 anni, quindi come dire, un po' di tutto, niente di niente, adesso non sono uno specialista evidentemente. Non studierò molte tecnologie, sono di prospettive dove evidentemente le tecnologie sono attualmente inserite, dove credo, spero, io credo che ci sia un distretto su innovazione nella visione che vi era. Partiamo con il mio aiuto con le slide. Sì, Tu fai io finta vado. di schiacciare e noi aspetta che ce la apriamo. Vediamo se le vediamo, ok? Allora, è chiaro che adesso vedete già nella foto, questo è un rendering dei nuovi slini, è evidente su questo, il nuovo progetto che stiamo guidando, che è un po' il progetto madre, poi vedrete però che lo rappresenta solo il contenitore di una serie invece di contenuti che vanno in parte spesso nel Servizio Sanitario Nazionale. Passerei subito alla prima slide. Allora, credo che siate tutti genovesi, quindi io immagino che conosciate queste cose, però forse sarebbe bene ripeterle. L'istituto è un istituto che non fa solo assistenza, ma anche formazione, ricerca, quindi un po' come questo acronimo che si usa nel pronunciare l'IRCCS, che vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, che ha un riconoscimento sia a livello regionale che a livello nazionale. Questo riconoscimento ti dà diritto a ricevere i fondi di ricerca, quindi non solo essere in attività scientifica, ma anche ad accedere ai fondi nazionali sulla ricerca. Siamo, non potrebbe che essere così, cioè dobbiamo essere alla frontiera, anche perché calcolate che è un istituto di circa 400 posti letto nelle regioni più piccole d'Italia e con oggi il tasso di natalità che è evidente che il Gaslini sopravvive solo se viene attivo per pazienti fuori regione e a livello nazionale. E naturalmente a livello internazionale, come vedete nella slide, circa il 40% dei nostri assistiti non sono liguri, ma vengono da fuori regione. In particolarità, tutte le discipline pediatriche, nessuna esclusa, in più anche la maternità, perché siamo l'unico ospedale puno specialistico pediatrico che ha anche la maternità. Uno critica un po' Gaslini perché da questo punto di vista, che dice forse ha qualche ragione, se lì possiamo migliorare, c'è una grande attenzione al bambino, non c'è sempre stata la stessa attenzione alla mamma, quindi naturalmente perché è diverso. Abbiamo tutte le discipline, da quelle diciamo base a quelle più complesse, cardiochirurgia, neurochirurgia, per citare le quelle tipiche, siamo naturalmente sede di tutte le
diciamo, che riguardano la pediatria in Regione Liguria, compreso la lettera d'emergenza urgenza. Sapete bene che ogni momento in cui c'è un caso critico, evidentemente da tutta la regione, Liguria, ma spesso anche da altre regioni, sempre al centro anche dell'urgenza dell'emergenza. Ecco, come diceva prima Valentina, con una legge regionale del 22, la Regione Liguria che introdotto giuridicamente un modello che è assolutamente nuovo in Italia, e quindi i casolini non tutti lo sanno, hanno capito fino in fondo, insomma, è interessante e anche molto complesso. Quindi non è più solo il bellissimo ospedale sulla collina che conoscete tutti a quattro, ma responsabilità giuridica e quindi appunto una vera e propria cessione di ramo d'azienda di tutte le pediatrie ligure, a partire da Imperia fino alla Spezia. Quindi abbiamo assorbito sostanzialmente altri 6 ospedali diversi, che sono Imperia, Savona, Pietra Ligure, Lavagna, La Spezia e l'ultimo Sanremo. Naturalmente il Caslini nasce negli anni 30, viene nel 1938, struttura che allora era bellissima e modernissima, oggi chiaramente sono cambiate le concezioni, naturalmente soprattutto delle, diciamo, dei progressi ospedalieri, quindi questa struttura di padiglioni, divisi 20 padiglioni, ciascuno aveva la sua autonomia, diciamo, sa, oggi con appunto sviluppo delle tecnologie, sviluppo delle piattaforme centrali, una serie di servizi che devono essere centralizzati, i reparti possono rimanere decentrati, ma è chiaro che il cuore, l'idea, come vedrete, è stata quella di come c'era anche proprio un tema di adeguamento ai requisiti di sicurezza, ai requisiti di accreditamento previsti dalla normativa, e quindi si doveva comunque un investimento, vi ricorderete che non c'è sia pensato anche che si potesse spostare dalla collina, si sono fatte ipotesi. È chiaro che quello è più semplice dal punto di vista realizzativo, perché una cosa è fare un ospedale che stai lavorando, no? Dentro il sito, una cosa è un ospedale dove puoi spostarti in un unico, poi vedrete, però la soluzione è stata che comunque quella di salvaguardare il sito dove siamo, che è evidentemente una sede meravigliosa e storica, l'altra cosa, lavoro tanti anni in sanità, generalmente intorno all'ospedale di rilievo, poi sì, la sanità è anche un indotto estremamente importante, sia di aziende, di accoglienza, di associazioni. Noi abbiamo 59 associazioni accreditate con noi, quindi insomma è chiaro che lì intorno al territorio si sviluppano tante relazioni sociali, imprenditoriali e quant'altro, poi spostiamo l'ospedale in maniera seria, molto, molto seria. Ecco, una cosa interessante che pochi sanno è che IRCCS, come ho detto prima, di diritto pubblico, quindi noi siamo soggetti, lo dico con una certa amarezza, perché il normativo delle pubbliche amministrazioni, no, che vogliamo essere efficaci ed efficienti, sembra fatto apposta per l'inefficienza o l'inefficacia della nostra azione. Insomma, devi essere un eroe per fare cose normali, però noi abbiamo un nazionale, nel senso che abbiamo una governance unica, solo salvaguardato dalla legge, nel senso che abbiamo dei meccanismi di pubblici, di nomina e di governance, in cui, per esempio, sono i direttore generale, il direttore scientifico, sono nominati dal consiglio di amministrazione del Gaslini e non dal presidente della regione del momento. Capite che questo non è indifferente, perché ecco, questo è un momento critico, perché evidentemente sono stati nominati da una giunta e adesso ne va un'altra, quindi bene male che sia, comunque cambia, e quindi in termini di continuità d'azione è diverso. Va bene, direi che questo, se andiamo slide, 4 numeri per capire di cosa parliamo: sono 330 i posti letto di ricovero ordinari, ma arriviamo a quasi 100 se ci mettiamo dei hospital, dei surgery e tutte le culle. Facciamo circa 14.000 ricoveri, oltre 7.000 interventi chirurgici, 700.000 prestazioni ambulatoriali, 60%, 61, ma insomma, di
pazienti liguri e diciamo sono oltre 2.000 persone, come vedete, medici, professionisti, un altro. Bene che cominci, mi fa piacere dirvi che gli ospedali sono sempre più anche sede di cultore, sono sempre più luoghi multidisciplinari, cioè oggi ci devono essere anche gli ingegneri, gli economisti, i responsabili di intelligenza artificiale, di tecnologie, quindi non è più solo per essere eccellente, ci vogliono i medici, ecco, ci vuole un'organizzazione. Adesso, se andiamo avanti, allora, il nuovo ospedale. Diciamo che nel 21 è cambiata la governance dell'istituto, c'è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione dal 1º gennaio, il sottoscritto è stato nominato dal 1º gennaio, a marzo è stato nominato il nuovo direttore scientifico. Diciamo che il partito è un piano strategico 21-25, perché il nostro mandato è QNL. Quindi è stato come innovare l'aspetto strutturale scientifico e la visione dell'ospedale di che cosa doveva diventare il Gasly, un secolo di attività. E adesso lo vedete lì con uno slogan, poi ne capirete, ve la spiego poi dopo meglio. Uno dei principi fondanti è stato quello di passare da ospedale a una vera e propria città della salute per il bambino e per la mamma. Come poi vedrete, cerco di spiegarvi anche perché poi spesso leggerete sui giornali, integrazione ospedale territorio, i percorsi, insomma, non è semplice. Adesso vi faccio vedere perché è interessante che vuol dire questo è il film del nuovo ospedale. Questo è leggermente datato, però è sempre, credo, interessante. Sì. Come no? Ah, Questo è un certo. il comando in basso adesso disabilita l'audio. Per il nuovo sarà orientato per processi di totale principio di intensità di cura in tutto il momento non riesce al massimo l'intervento è stato trovato in 4-4
Dell'intervento sarà il nuovo volto di un'architettura distinta nel contesto, un edificio semplice, con più alti standard. Allora, questo, come dicevo, è sostanzialmente un video all'inizio, qualche variazione c'è stata alla progettazione, no, per questa seguite qui è interessante, semplicemente spiegare quando intendo, cosa intendo per a sinistra vedete lo stato di fatto, quindi vedete la foto dall'alto dei 20 padiglioni così come siamo oggi. Il progetto consiste nella demolizione, vedete nell'area rosa della parte destra, di quei due padiglioni in alto. Devo dire un po' no, nel senso che togliendo quei due padiglioni dove oggi non c'erano attività sanitarie e realizzando lì un nuovo monoblocco, sostanzialmente riusciamo. L'obiettivo è costruire un ospedale moderno dentro una vecchia collina dove c'era una struttura padiglioni, perché la parte ospedaliera sarà solo quella che vedete in azzurro, poi c'è un'altra foto, e si libereranno a fine percorso. Fine percorso vuol dire in tutto 6 anni e mezzo, se già mettete il cantiere, quindi richiede 3 anni, e poi gli altri 3 anni e mezzo sono la ristrutturazione degli esistenti. In quei, vedete, padiglioni che sono dimensioni volumetriche consistenti, nelle arancioni si liberano spazi che dedicheremo proprio a quello che dicevamo prima, l'apertura verso il territorio e l'integrazione. Cosa vuol dire? Che lì, per esempio, con l'università vogliamo fare il campus universitario, uno studentato per gli specializzandi e per gli studenti universitari. Noi abbiamo oltre 150 specializzandi che ruotano dentro l'istituto. Vogliamo realizzare l'asilo nido per le mamme, dovremmo realizzare strutture di accoglienza per i bambini con disagio della salute mentale dopo la fase ospedaliera, prima di tornare a casa, perché non c'è una risposta al territorio. Vorremmo mettere degli studi dei pediatri di libera scelta, quindi realizzare dentro la collina del Gaslini, la città, servizi agli operatori, agli assistiti, con una struttura d'accoglienza per le famiglie, perché voi sapete che la grande differenza del pediatrico è che tu evidentemente non ricoveri solo il bambino, ma devi prenderti cura delle famiglie. Con le famiglie che vengono evidentemente da altre regioni o dall'estero, devi trovare soluzioni abitative, soluzioni di accoglienza, problemi di linguaggio, insomma, sono come vedete a destra, attorno, la configurazione finale vede in rosso quello che è quello filmato, naturalmente, anche quello che è soccorso, emergenza, altre chirurgie e quant'altro. In giallo è quello che chiamiamo medium care, cioè medicine e chirurgie tradizionali, in azzurro quindi riabilitazione, reparti ad agenzia infermieristica, e il verde sarà la nuova palazzina della ricerca, quindi riusciremo a concentrare anche tutti i lavori di ricerca presenti in questo momento. C'erano
quindi ci sono laboratori di ricerca dispersi, quindi potete immaginare anche in termini di governo delle tecnologie, sicurezza, qualità, cosa dire questo processo. Capite anche da quello che vi sto dicendo che non è solo il tema, quello che ho detto prima, struttura in ambiente artistico, è un problema di modelli organizzativi ed è un problema di poi adattare stiamo cercando di accompagnare un grande cambiamento strutturale con il cambiamento dei modelli organizzativi. Quindi abbiamo cercato di sfruttare l'occasione di nuovo ospedale di struttura per modificare alcuni aspetti per essere poi sempre più, come dire, adeguati alle sfide, no? E solo con l'Italia. E quindi questo è la cosa, il primo titolo che vedete in queste slide, ve l'ho già detta, però in tutto questo, siccome noi andremo addirittura a ampliare la capacità produttiva, dobbiamo gestire un cantiere senza perdere un bambino, un paziente, anzi incrementando l'attività in modo tale da arrivare non perdiamo, come dire, competitività nel panorama, perché poi recuperare evidentemente è molto faticoso. Andiamo avanti. Ecco, naturalmente, questo anche per molti di voi sarà interessante, nel riprogettare l'ospedale. Tra l'altro, adesso poi vi dirò anche la procedura, perché la procedura è stata interessante. È chiaro che l'obiettivo è anche di fare un ospedale che abbia tutte le caratteristiche da un punto di vista del green, ambientale. Che sia il più possibile, evidentemente, con le caratteristiche storiche del complesso, e ovviamente diciamo le migliori caratteristiche, non è vero che la cosa deve essere certificato. Grazie, se andiamo sempre. Allora, come poi l'abbiamo fatto? Questa devo dire, è molto interessante, sede, oggi stiamo diventando, devo dire, un benchmark. In questo momento siamo un benchmark positivo per il paese in un'operazione di partenariato pubblico-privato. Cioè, abbiamo deciso il Consiglio di Amministrazione e tutto il management, quindi di farlo, lo strumento dal punto di vista giuridico e normativo, quindi non con il normale tradizionale appalto, no? Ma che vede poi la gestione anche delle diverse fasi, ma con quali sono, devo dire, le cose se la sai gestire di grande vantaggio, secondo me, perché non devi avere tutte le risorse finanziarie all'inizio, perché per fare normale, un'ordinaria procedura d'appalto, tu, e lo vedrete, l'investimento costa è di 180 milioni, avremmo dovuto avere 180 milioni stanziati. 180 milioni, e quindi pensato che questo fosse un modo intelligente per partire subito e in ogni caso poter fare l'ospedale. Seconda grande cosa è che hai un vero trasferimento. Convergenza di interessi col partner privato, una progettazione, perché il partner privato, se a lui l'opera, inizia a prendere il primo incasso dal momento in cui mette a disposizione l'opera. Capite il vantaggio di questa vicenda? Cioè, invece c'è una costruzione che abbiamo tutti e due l'obiettivo di arrivare in tempo. Tu, se non lo consegni in tempo, paghi i penali e non incassi il tuo canone. L'operazione, tra l'altro, non è che noi siamo, come vedete, con un'unica procedura, noi assegniamo sia di progettazione che di costruzione che di gestione servizi. Ecco, immaginatevi che per un ente pubblico, altrimenti ciascuna di queste fasi avrebbe potuto richiedere una procedura di gara. La procedura di gara si porta dietro più competitors, poi si porta dietro spesso ricorsi, no, quindi non
pensiamo di riuscire effettivamente a rispettare i tempi anche in funzione PNRR e quant'altro, cioè rifare di nuovo Gasmini complessivamente in 6 anni e mezzo, 3 anni, il core, diciamo, il nuovo padiglione zero, che è la vera, come dire, cambio paradigma in modo enorme. Dopo loro avranno il vincitore, che è un raggruppamento, avrà 19 anni dalla consegna del migliore zero, insomma, in tutto 22 anni di contratto, gestione dei servizi, quindi loro gestiranno tutti i servizi dei vettori energetici e tutto il facility management, quindi tutto la cosiddetta manutenzione ordinaria. Su questo, naturalmente, sempre se il partner è giusto e se sai governare il tuo partner. Noi passiamo da 14 fornitori a un unico fornitore. Diventa di questo livello, è chiaro, insieme poi di governare questo. L'altro vantaggio è che chi costruisce, dire un CMB, cooperativa monetaria certificata, che sono conosco dell'edilizia come raggruppamento temporaneo di imprese, chi costruisce poi deve gestire per 20 anni, costruire bene, gestire. Quindi se costruisce male, poi siccome è responsabile, quindi anche una doppia potenza, questa cosa che non è banale, naturalmente, insomma, questo poi sono interessi importanti che vanno naturalmente. Naturalmente, per fare questo tipo di operazione ci vuole anche, come ha scritto nella società, di avere, come dire, di non avere pregiudizi. Voi sapete che spesso nei servizi pubblici verso il mondo privato sempre c'è un'apertura di un certo tipo, e quindi bisogna invece presentarsi al confronto col settore privato senza pregiudizi e avere una capacità di interagire che non è banale una pubblica amministrazione. Ecco, devo dire, io di questo, insieme a tutto il Consiglio, andiamo abbastanza orgogliosi, perché noi siamo riusciti davvero in tempi abbastanza straordinari a passare, perché il primo CDA di approvazione dell'avviso, lo vedete a sinistra, è il 21 febbraio del 22, e noi il CDA di aggiudicazione di tutta la gara con l'affidamento di tutto, quel fondo di Roma, è avvenuto luglio 23, quindi in un mese e mezzo noi abbiamo completato tutti gli atti di definizione delle modalità, dei processi, conferenza di servizi con tutte le istituzioni, perché poi qui di mezzo tenete presente che noi siamo, essendo nati negli anni 30, soggetti a vincoli monumentali, quindi sovrintendenza, ASL, comune, regione, vigile del fuoco, insomma, e chi più ne ha più ne metta. Quello che siamo riusciti, tutto sommato, a fare tutto, e come vedete oggi siamo novembre del 24, i lavori adesso in questo momento. A luglio sono iniziati le demolizioni dei padiglioni, adesso stiamo svuotando i padiglioni per poi cominciare la ricostruzione. In tutto questo aggiungeteci la complessità, che molti di voi forse sanno, ma io non sapevo con consapevolezza, finché che sotto il Gaslini passa la galleria di Genova, dal sud, passano sotto il Gaslini tra la stazione di Sturla e la stazione di Quanta. Okay, noi abbiamo anche di governare le interferenze con RFI. Pensavo volesse dire una stazione media di No, guarda, sono ci voleva anche in questi giorni stanno facendo i carotaggi e il piano di monitoraggio per capire quanto l'alimentazione e il passaggio dei treni può evidentemente interferire con il tastiere, come gestire anche questo. Naturalmente è un tema spesso, perché non è che possiamo far crollare una galleria e bloccare il traffico di mezzo paese. Quindi, insomma, non potete immaginare dietro cosa c'è, insomma, il lavoro, la progettazione, ingegneri, strutturisti, insomma, sono le aziende in fronte con RFI e quant'altro. Ok, allora, qualche numero, perché credo sia interessante. Come vi ho detto, allora, intanto, noi siamo il concessionario Zena Project, che è una società veicolo costituita, è il leader, è CMB, che ha il 57%, che non so se ne conosce bene il CMB, che loro sono un colosso, devo dire, sono molto bravi, sono quelli che più di tutti, che alla competizione hanno partecipato CMB, WeBuild e il gruppo di Casa.
dell'edilizia, quindi abbiamo suscitato l'attenzione in questa procedura, e hanno vinto loro, devo dire, sono stati decisamente migliori da un punto di vista funzionale, economico e anche di gruppo complessivo, perché anche loro devono essere un gruppo, spesso non è il privato, è pronto anche lui a affrontare questa operazione di questa complessità, perché qui basta un'azienda, sono un raggruppamento di aziende che devono essere governate per un unico scopo. Come vedete, l'operazione di 180 milioni, ma 180 milioni è l'investimento, il contratto che vedete sotto, perché poi c'è i servizi per 22 anni, è di oltre mezzo miliardo di euro, perché poi qui c'è, vedete, loro recuperano parte dell'investimento nella concessione di 22 anni. La legge ti dice che queste operazioni devono essere almeno 50%, 49%, il pubblico non deve mettere più del 49%, il privato deve mettere almeno il 51%, che sono, come vedete, terza stringa. La nostra operazione è fatta con il 50%, 50 milioni, quindi il centro di finanziamento, diciamo, pubblico, dove dentro c'è una parte importante messa da Gaslini. 30 milioni dei 50 sono, no, sono messi dal nostro mondo, 20 milioni, solo 20 milioni, ci tengo a dirlo, qui ci sono anche dei rappresentanti della regione. Sono messi dalla regione. Alcuni ospedali pubblici sono finanziati tutti. In questo momento abbiamo 20 milioni, di cui 10 di PNRR, circa poco più di 10 da parte dei fondi extraordinari. Il resto, come vedete, oltre 130 milioni è l'operazione finanziaria che deve fare il concessionario. Quindi ogni banca si fa finanziare, c'è un finanziario e tutte le autorizzazioni che questo richiede. Grazie, se andiamo avanti. Ecco, tutto questo devo dire, siamo riusciti a farlo anche perché questo ce lo siamo proprio un po' inventati. Ci siamo inventati un metodo, quindi abbiamo costruito internamente un metodo, vi ho detto, per gestire le situazioni come cambiamento e per dare il consiglio d'amministrazione, tutto il management, tutto il mondo clinico, scientifico, ed arrivare sostanzialmente a avere una proposta che fosse condivisa da tutti. Ecco, cosa di cui vado senza fiero, questo è un progetto che è stato condiviso dall'intero istituto. Tenete presente che tant'è vero che abbiamo un ricorso. Noi in questa procedura abbiamo avuto un ricorso amministrativo. Spesso i ricorsi o i problemi nascono quando l'interno è scontento dall'esterno, ma nascono del fiatore interno, suscitano, no? Perché molto spesso il mondo esterno non si so succede dentro un'azienda o un'agenzia. Comunque, insomma, al momento questa cosa ha funzionato, l'abbiamo fatto questo metodo. Adesso non vi tedio perché dovrei stare un'ora su questo, ma sia per la parte strutturale, adesso la stiamo facendo anche per tutto il fabbisogno tecnologico, perché è chiaro che poi noi dovremo anche riempire di nuovo macchine a partire dalle sale operatorie, no, perché 180 milioni sono strutture e impianti, poi c'è tutto il tema delle risonanze, TAC, andografo, ibride, chirurgia robotica, insomma, tutto quello che poi dentro l'ospedale evidentemente dobbiamo mettere per essere all'avanguardia da un punto di vista tecnologico. Grazie. Ecco, allora, devo dire, se sono cose che chiaramente ho cercato di utilizzare internamente per insieme al consiglio d'operazione, naturalmente era importante far capire a tutti che eravamo di fronte a un momento assolutamente straordinario. Stiamo riscrivendo la storia del Gaslini dopo un secolo. Quindi questo è un momento, capita a tutti il fortuna di vivere un momento così. Quindi secondo me è una fatica, ma è anche una grande opportunità partecipare a un percorso in genere. È stata naturalmente, come dire, anche lo spunto per cercare di gestire un cambiamento interno importante, perché è chiaro che non basta poi investito, poi devo cambiare che c'è dentro e arrivare in quel momento. Passeremo da una gestione per 20 padiglioni, una gestione su 3 padiglioni, cambiando anche le regole organizzative. Sì. Abbiamo dato la sfida di essere, come detto, una pubblica amministrazione capace di svolgere la committenza. Cioè, vi ho detto che io sono tanti anni che faccio questo mestiere, sono uno dei maggiori. Io
molto spesso si addebitano il no? E non lo dico perché qui sono in sede di Confindustria, l'ho detto anche in altre sedi, si addebitano al privato delle insufficienze della committenza pubblica. Cioè, io ho sempre visto che se il pubblico sa fare il suo mestiere, sa dare le regole, sa spiegare gli indirizzi, il privato spesso viene dietro, anzi, cresce anche il privato. Se sei, lo sei, in grado di dare un quadro chiaro, è evidente che l'azienda privata ci interessa, insomma, questo è l'ultima delle cose, la legittimità dei comportamenti. Naturalmente noi abbiamo tutto un attimo solo gestire un trade-off, spero, forse sto andando lungo, me lo dite, ma trade-off di tempi stretti, garantire esattamente quello che facevamo e poi partecipare al cambiamento, quindi è stato in quell'immenso venire a per coinvolgere qui. Poi l'altra cosa è capire la sostenibilità economica nel tempo, perché è evidente che poi noi dovremmo cambiare, non è importante per 22 anni, questo anche con le regioni abbiamo fatto degli anni e cercato di capire come con il nuovo ospedale incrementano i ricavi e come tenevamo i costi, perché non è che li tenevamo, rendevamo più razionale la struttura e quindi recuperavamo in termini di marginalità complessiva e quanto invece doveva ricadere in una, come dire, con la regione di ampliamento del margine per stare in piedi, no, se no sono operazioni anche che dice, vabbè, io ho debito alle generazioni future, adesso vi tenete all'ospedale, vi dico che debito nei prossimi 10 anni. Vi ho cercato di fare una cosa che fosse evidentemente seria da questo punto di vista. Un decino di minuti, ragazzi. Vi faccio vedere, però questo lo faccio vedere, bello. Mi interessa fare un concorso di sì. Ma poi c'è anche Volgarone, che è presidente, che è il nostro associato, che è il nostro presidente, quindi è un video emozionale sulla prima parte. Si sente anche. Se no. Se c'è. No. Doveva essere. Non so. L'ho visto ieri. Ciao. Andiamo avanti, Daniele. Partiamo un video. Vogliamo un attimo riaprirlo. Ecco.
Ho finito con la parte del nuovo ospedale, vi dico altri un po', cioè, poi Valentina mi ferma No, no, no. come dicevo. Quindi qui ci sono tutta una serie di titoli, adesso cerco, andiamo subito al primo. Un altro, se possiamo andare alla slide successiva. Un altro tema, insomma, a noi molto caro è che stiamo cercando di costruire in modo strutturato e organico un servizio di telemedicina in ambito pediatrico. Quindi è un progetto abbastanza unico a livello nazionale. La telemedicina è un titolo che avete sentito tante volte, ma che in realtà ha tutti i supporti tecnologici ormai nel problema vero è organizzativo, regolatorio, e quindi stiamo cercando di costruire un sistema che possa agire rapidissimamente su tre livelli, ospedale, quindi aiutare, come dire, gli ospedali di secondo livello a fare consulenza e supporto agli ospedali di primo livello, ospedale, territorio, inteso soprattutto nel territorio, i pediatri di famiglia, quindi consentire ai pediatri di famiglia di poter avere la centrale di Gaslini, poter avere il consulto specialistico, e il terzo livello, che è quello più affascinante di tutto, è quello di andare a casa dei bambini, quindi monitorarli a distanza con dei device, dei dispositivi, e poter eventualmente evitare accessi inutili se non nel momento effettivo in cui c'è bisogno del contatto. Quindi tutto questo, come appunto è facile dire, molto complesso fare. Stiamo già, comunque, abbiamo fatto già delle cose importanti, vuol dire dal dettaglio anche l'organizzazione interna. Se andiamo alla slide successiva, semplicemente per dirvi che sulla televisita, che è il contatto diretto paziente e medico, siamo ormai, credo, l'ospedale sicuramente in ambito pediatrico che ne ha fatti di più in assoluto, ma anche perché soprattutto in ambito anche diabetologico, e stiamo partendo col teleconsulto. Il teleconsulto è una consulenza a distanza tra professionisti, no? Che evidentemente aiuta sia i pediatri di libera scelta che tutti gli specialisti degli altri ospedali. Questo è un primo grande titolo che stiamo facendo, dove dietro evidentemente c'è tecnologia, ICT, device, dispositivi, centrale,
formazione personale e profili di vario genere. Andiamo avanti. Ecco, ci sono tutta una serie di questioni, qui davvero non entro nel dettaglio, ma per dirvi dei titoli importanti. In cardiochirurgia stiamo innovando, avrete sui giornali, abbiamo portato anche, stiamo anche, siamo tornati a essere attrattivi anche per degli attori, i cosiddetti cervelli italiani all'estero. Abbiamo riportato 4 italiani dall'estero. Per la cardiochirurgia, e avrete letto sui giornali che i bambini da Londra vengono già adesso ad operarsi a Genova. La genetica abbiamo riportato un'italiana da Londra, l'ortopedia pediatrica abbiamo riportato un italiano dalla Francia e nell'ambito della Cell Factory, l'ultimo dei titoli di questo, abbiamo riportato un italiano dal Karolinska Institute in Svezia. E questi sono tutti, siamo l'unico ospedale in Italia pediatrico che ha chirurgia robotica e robot chirurgico. Quindi la regione, come ben sa anche qui, anche qui fa fatica a sostenere queste innovazioni, quindi noi in questo ce lo stiamo un po' pagando con fondi privati alcune di queste cose, perché poi purtroppo il servizio sanitario ha i problemi che ha. Grazie. Se andiamo alla slide successiva, ecco il casino diffuso, ve l'ho già detto, quindi noi oggi governiamo quei 6 posti che vedete, Sanremo, Imperia, e devo dire, è chiaro che per esempio in questo caso per il casino diffuso la telemedicina, il teleconsulto diventa fondamentale, che posso si trasferire l'immagine e parlarsi da Imperia al Gaslini quindi attraverso le immagini, attraverso il teleconsulto. Stiamo utilizzando con Liguria Digitale, no, una piattaforma a livello regionale che poi speriamo diventi anche un riferimento a livello nazionale. Stiamo a riferimento. Basta, se no ci metto troppo. Vai, grazie. Ecco, naturalmente qual è l'obiettivo del casino diffuso? Quello che un bambino in Liguria, dovunque, trovi lo stesso livello di servizio e la stessa qualità della risposta, no? E che soprattutto poi sia più chiaro, alcune cose si fanno anche in sedi distaccate, invece altre vengono al Gaslini. Spesso a volte finiscono al Gaslini casi non complessi, piuttosto che magari rimane qualche caso complesso in sedi non adeguate e succedono dei pasticci. Quindi il tema è governare i processi clinici, la qualità e quant'altro. Queste sono già. I nostri professionisti stanno cominciando ad andare, riducono anche questo molto naturalmente gli eccessi, gli eccessi impropri, ma insomma è un lavoro molto impegnativo, ma insomma secondo me funziona il modello e non è banale. Ecco. Immaginatevi solo sistemi informativi, privacy, servizi dei singoli ospedali, rapporti del personale, è casino organizzativo. Ecco, l'altra cosa che mi piace dirvi è che il Gaslini sta aumentando, come dire, anche la sua complessità e la sua ambizione, nel senso che il mondo Gaslini storico è quello delle due azzur-blu, no? Quindi la Fondazione Gerolamo, che è quello che con il patrimonio e con i redditi del patrimonio statutariamente deve sorreggere l'assistenza ai bambini, e l'istituto, che è l'istituto storico. Abbiamo costituito 2 nuovi soggetti, la Gaslini insieme ETS, per fare la raccolta fondi professionalizzata. Siamo sede, siamo destinatari di tanti lasciti e di tante donazioni. Era sempre stato fatto tutto in modo artigianale. Adesso vorremmo fare fundraising nel modo proprio importante, insomma, Liguria, Genova, in modo sorprendente quando venivo da fuori, ormai mi sono abituato. Bisogna che questo amore riusciamo a tradurlo in progetti e a farci aiutare dalla comunità. È chiaro che possiamo sostenere questa progettualità. L'altra cosa molto bella, ed è proprio degli ultimi mesi, di cui stavamo davvero orgoglioso, abbiamo riattivato il portale, per chi di voi l'ha già conosciuta, e parte Gaslini Academy, quindi il fatto di avere un centro di formazione qualificato e qualificante nel supporto del Servizio Sanitario Nazionale, dove si possa fare cultura, dove si possa discutere, dove si possa fare formazione ad altissimo livello nazionale e internazionale, chiaramente prevalentemente in ambito pediatrico, ma non solo. Ecco, per la Gaslini Insieme hanno già aderito, qui lo dico perché siamo anche in una sede no, industriale, 27 soci sostenitori che sono tante industrie. Vedete sulla colonna di destra c'è tutto il mondo del shipping, sono 8 dello shipping, posto che il mondo del finance c'è Bipper, c'è la Fondazione Carige, c'è la Fondazione Passadore, Siad,
l'unica istituzione che ci ha dato sostegno in Regione Liguria, e poi ci sono RINA e Mondo delle Costruzioni, insomma, quindi noi stiamo chiaramente cercando sempre più sostenitori in tutti gli ambiti e in tutti i settori. Ogni socio sostenitore, per dirvi, si impegna a dare 20.000 euro annui, quindi chiaro che 27 vuol dire avere già mezzo milione no? Poi in più ci sono i progetti che cerchiamo di farci di adottare e finanziare. Grazie. Verso verso. Tutta la nostra, Due. però Otto, sei un cinque. po' in ritardo, quindi No, 2 minuti, no, ma sono tutti sto. minuti. Allora, vi ho detto che abbiamo 59 associazioni accreditate, stiamo facendo cercando di fare dell'ospedale anche un luogo, come dire, dove ci siano delle cose che aumentino l'accoglienza. Abbiamo fatto il Gas Linear Project, quindi abbiamo fatto 10 murales nazionali e internazionali come dire, sugli spazi esterni del Gaslini, così come abbiamo riattivato un mondo molto importante. Stiamo chiedendo finanziamenti per farlo sempre più bello. Noi siamo, come sapete, uno dei pochi ospedali del mondo che ha una spiaggia, e quindi la Gaslini vince. Beh, però tenete presente che l'anno scorso, vedete lì, 604, quello vuol dire che 604 bambini ricoverati sono andati in spiaggia. Voi capite cosa può voler dire per un bambino che è ricoverato per la sua famiglia, anche andare mezz'ora in spiaggia, andare sul mare, insomma, è qualcosa No. di quindi il tema è di lavorare evidentemente di più in questo senso. Andiamo, ci sono quasi, questa è l'Academy, l'importante, chi la conosce, un posto meraviglioso che sto in modo sospeso. Qui il target è di fare formazione a diversi livelli, ai medici, agli infermieri, ai pediatri, alle associazioni, insomma, e su tanti livelli, manageriali, alla sanità digitale, alla telemedicina, insomma, una serie evidentemente di iniziative formative. Grazie. L'ultimo punto è l'impatto internazionale. Volete leggerci i giornali anche durante il tema Gaza, che spero ha detto Gaslini come referente tecnico, coordinando le missioni umanitarie in quei paesi, così come stiamo in collaborazione con il Ministero della Salute, l'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, che è l'agenzia del Ministero degli Affari Esteri, siamo partner di ENI. Sapete che ENI, in Africa, deve poi restituire dei servizi di pubblica utilità, quindi noi siamo uno dei partner in questo momento, credo, gradito da ENI. E abbiamo degli ambiti oggi di approfondimento in Libia con implementare noi Berlini anche questa pensione, effettivamente, a poter assistere questi paesi a dare, probabilmente risorse sono scarse, dobbiamo cercare anche qui di coordinare quello che possiamo fare con la sostenibilità. Mi pare finito così. No. Grazie Renato. Ti abbiamo fatto correre per problemi nostri tecnici iniziali, quindi ti ringrazio anche di aver raccontato tutto quello che potevi velocemente. Se ci sono proprio due domande, ne approfittiamo, se no ci teniamo. Dai, vai. Volevo chiedere al panorama nazionale rapporti principali ospedali pediatrici, se sono rapporti veramente competitivi, che più per sé può essere una prova stimolante meglio, oppure se esistono delle reti, delle forme di collaborazione, visto comunque una missione particolare che hanno, fatto che comunque il centro quindi. È una domanda articolata e complessa. Allora, esistono reti formali e informali. Funzionano meglio quelle informali, che sono le reti tra professionisti, quindi spesso su determinati tanti ambiti professionisti conoscono di più di quanto riescono a fare le istituzioni. Le istituzioni hanno una rete formale che tra l'altro si chiama OPI, che è l'Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani,
momento ben prodotto, dei veri ambiti di collaborazione interistituzionale che possono produrre dei benefici. Non me la sento, anche se ce ne ci sarebbero tanti ambiti, uno banale mi piacerebbe sviluppare, ma devo dire che si pratica anche con le istituzioni, perché poi ciascuno degli istituti risponde alla propria regione, quindi insomma non è facile. Vi faccio un esempio, qui c'è anche per esempio non ha nessun senso che gli istituti pediatrici oggi questo debbano lavorare con le regionali, sarebbe molto più senso che si facesse una centrale in questo nazionale di pediatria, che noi abbiamo dei prodotti, delle specificità e dei processi, però questo è dire semplice, farla e ci vuole, insomma, è quasi l'unica, perché poi ci sono di mezzo ogni regione, ogni istituto, ogni governance, quindi sono temi, insomma, però. Grazie Renato. Allora, noi dobbiamo chiudere anche se siamo un po' lunghi, ma abbiamo il nostro consiglio per una buona lettura perché concludiamo sempre ormai il nostro Coffee Tech con questa cosa. Hai pochissimi super secondi da dedicare a questa cosa, purtroppo oggi è andata così. Quindi Pierluigi Curletta, a te. Tantissimo conoscere, siamo molto affezionati a queste soluzioni. Sì, sono ottimo, ora che state facendo, ci riempie da corso. Allora, questo libro è stato affacciato dentro a Natale 2 anni fa e siamo tantissimi. Il consiglio è una sufficiente, cioè una sfregata linea, c'è un consiglio di tutto. Ma come viene fuori, no? E quando io combinato con l'utilizzazione prima che nascesse la civiltà, Stati Uniti, cosa è successo? I suoni che noi mettiamo adesso, che diventano significato, nascono da lì, perlomeno le nostre lingue. Comunque, questo sono gli inglesi con l'India, ma cioè, è possibile che gli indiani hanno la stessa questa gente che viene sistigati, come sono quelli adesso, che continuano a invadere, no? Perché i russi continuano a fare quello che sono costruttissimi, diventando il carro, il tempo che cosa? Significa per parole, quindi curiosità delle lingue più su. Altre lingue, anche la stessa origine, nascono prima delle civiltà. È un mattone da provare, grazie per il grazie. Va bene, grazie a tutti, grazie ancora Renato Monti. Ci vediamo il prossimo venerdì, vi faccio vedere la locandina. Avremo uno speech con ospite Alberto Candido, che è senior partner di Keynesia, che ci parlerà delle strategie per l'accesso agli incentivi di transizione 5.0 e delle certificazioni di ricerca e sviluppo. Grazie a tutti, arrivederci al prossimo venerdì. Niente, mi sgrido su. Grazie. Poi quello che non è più un po'.
Certo, li ricambi vivo. E quello aspetta una volta, adesso che si sente da sé, dice. E si chiama Veriatore.